Fondamentali per gli investigatori sono state le immagini delle telecamere a circuito chiuso delle farmacie De Cesare di Cappelle sul Tavo e Missoni di Cepagatti, rapinate lo scorso 23 e 24 aprile. I carabinieri di Pescara, infatti, proprio grazie ai particolari forniti dai filmati, sono riusciti ad arrestare questa mattina, su richiesta del PM Annalisa Giusti e su ordine del GIP del Tribunale di Pescara, Luca De Ninis, Marco Spinelli, 30 anni, e Marco Di Tonto, 46 anni, entrambi pescaresi, entrambi pregiudicati e tossicodipendenti. L'accusa per i due è di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di arma da taglio. I colpi, che potrebbero essere gli ultimi due di una lunga sequenza sulla quale però le forze dell'ordine stanno ancora indagando, hanno fruttato complessivamente 2.700 euro e sono stati messi a segno con le stesse modalità, volto coperto e taglierino in mano. Ma il particolare di un tatuaggio sulla mano del Di Tonto ha tolto ogni dubbio ai carabinieri, che sono così risaliti all'identità dell'uomo già detenuto nel carcere pescarese di San Donato. Molto utile alle indagini degli uomini del nucleo operativo guidato dal comandante Giovanni Di Niso, anche la collaborazione di una signora che ha notato la targa della macchina utilizzata dai due pregiudicati per la fuga, consentendo così ai carabinieri di avere un ulteriore riscontro all'attività investigativa.